Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento del rogo del capannone di una ditta di trattamento e stoccaggio rifiuti a Montebello, in provincia di Vicenza. L'incendio era divampato nella serata di giovedì 2 aprile, con lo sviluppo di un'alta colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Le squadre dei Vigili del Fuoco, una trentina di operatori complessivamente, sono giunte da Arzignano, Vicenza, Caldiero e Verona con 3 autopompe, 3 autobotti, un carro schiuma, un carro aria. Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto la parte centrale del capannone. A bruciare materiale secco in lavorazione che la ditta assembla in un prodotto combustibile destinato alle stufe. Sono proseguite nella mattinata di venerdì 3 aprile le operazioni di bonifica, consistite nello svuotamento del capannone del materiale interessato dall'incendio. L'attività si è conclusa in giornata con la valutazione statica delle strutture e la messa in sicurezza dell'immobile.